se fuori il mondo parla per noi, per me. Durante questi concerti si potranno ascoltare una serie di canzoni, cioè ci sarà uno spettacolo un po' particolare, senza entrare nel dettaglio o comunque così. No, è chiaro che noi non possiamo ovviamente per i primi tempi portare in giro soltanto brani inediti, perché ne abbiamo 10 più uno che è del maestro Massimo Bubola, però 11 brani non sono sufficienti per una serata, non è che andiamo a fare 7 volte lo stesso pezzo, per cui ci avvaleremo di grandi brani, di grandi autori come Pierangelo Bertoli, come Ivan Graziani, come Giorgio Gaber, faremo cose anche di Gaber, come Francesco Guccini e quant'altro, come Massimo Bubola e quant'altro. Cercheremo di fare uno spettacolo un po' variegato, non dimentichiamo comunque alcune cose che per noi sono molto importanti, come Gabriel, come Tom Petty e come alcune chicche che non vorrei dire per ora. Certo, insomma la musica giustamente ti porti dietro anche qua all'inizio, la musica che ti piace, che ami e che... Che ci piace, perché la prima cosa che abbiamo deciso insieme è che dovevamo suonare la musica che piaceva a tutti noi insieme. Non siamo una banda di mercenari, questo lo dico con grande orgoglio, siamo una banda di amici che hanno deciso di suonare quel tipo di musica perché a ciascuno di noi piace e perché in ciascuno di noi cresce la voglia di suonare quel tipo di musica in cui crediamo. E non è poco oggi come oggi. Come sto andando, Andrea? Ti stavo sentendo. Anche là, non lo sapevo. Vabbè, d'accordo. Lui sta ancora pensando, sta pensando a Leslie. Sa mangiare, effettivamente siamo nell'orario. Anche per te, vabbè, quel Fender l'abbiamo già visto durante l'intervista che potete vedere, venite su Bruco TV e la potete vedere a casa tua, quindi il setup è Fender. Allora, setup sarà sicuramente Bassman, Fender amplificatori, tutti a valvole, Fender Bassman, Fender Supersonic. 22. Non il pod, non il pod. No, 22 watt. Il Bassman è un 40 watt più o meno, tutto valvola, ovviamente 4 corni da 12, un corno, 4 corni da 10, un corno da 12, Telecaster fine 59, inizio 60, un'altra Telecaster che sarà una Telecaster Fat Sunburst nuova, però suona veramente molto bene. Quindi praticamente se tu vai a vedere, vabbè, due cose, ma sono pedali abbastanza semplici. Come puoi vedere, siamo dei amanti della valvola, quindi non avremo grandi device digitali. Tutto molto analogico e molto reale. Ma perché poi alla fin fine, oggi come oggi, è estremamente affidabile e poi suona in un altro modo. Non hai bisogno... Allora, chi sta fuori come fonico, no? Fonico sala, non deve aggiustarti il suono deve essere bello sopra. Lui deve alzare e abbassare il volume. In effetti, hai ragione. È così. Hai ragione, hai ragione. Allora, una domanda che si stacca un po' dal mondo della musica. È davvero un periodo difficile per la gente, ogni giorno la gente apre i giornali, sembra che tutto quanto veramente sia pesante, sia una situazione così. A tuo avviso diventerà sempre più importante dei momenti di aggregazione culturale dove appunto si sta assieme, si condivide con la musica? Sì, assolutamente. Non solo diventerà sempre più importante, diventerà quasi basilare, diventerà quasi vitale, perché se continuiamo così la musica diventerà davvero un momento di aggregazione e sarà anche taumaturgica in questo senso, no? Catartica. Quello che noi poi ne abbiamo parlato spesso, quello che dobbiamo andare a fare noi è cercare di fare in modo che quando le persone vengono a sentire un nostro concerto escano più felici di come sono entrate. Questo è il nostro compito. Al di là di tutto, se questo riusciremo a farlo avremo raggiunto i nostri scopi. La musica è nata essenzialmente per divertirsi. Se oggi può anche far pensare, va bene, però è nata essenzialmente per divertirsi. Purtroppo in questo momento voglia di divertirsi ce n'è molto poca, poi lo vediamo. Manca tutto, cioè, siamo in un momento davvero brutto.
davvero difficile, per cui noi come musicisti che facciamo il lavoro più importante del mondo, nel senso che è il più bello in fondo, no, del mondo, cerchiamo di dare anche noi il nostro piccolo contributo, rinunciando ad alcune cose ed avendo comunque dall'altra parte grandi privilegi e grandi vantaggi. Tu hai un microfono in mano, se dici qualcosa a volte sei non considerato, però sei ascoltato molto di più di un politico. È un po' anche il senso della politica si è perso, cioè un po' tanto. Ma infatti è quello, a mio avviso sta arrivando un periodo in cui sempre di più la gente ha bisogno di sentire e di vedere cose vere. Stufa di sentire manfrinate, lo sappiamo ormai, la politica anche queste settimane sono riempiti i giornali di cose, ha bisogno di verità, sincerità, a volte anche dura da accettare, però ha bisogno di capire che esistono delle persone vere, non è tutto così finto in nella televisione, che è in quel mondo che sembra un po' a volte fantastico. No, ma il fatto è proprio quello, cioè non è che voglio accusare nessuno, perché in vita mia non ho mai accusato nessuno e non mi permetterei mai di farlo, però credo di poter dire che ciò che penso sia condiviso da molti. Alcuni che sono politici, o alcuni che lavorano nel mondo dello spettacolo, alcuni che sono sportivi, o alcuni, dico alcuni, hanno perso un po' il senso della realtà. Prova a chiedere a queste persone quanto costa un chilo di pane, giusto? Ok, quanto costa un chilo di pane? Chiedigli, fai questa domanda, se non ti sa rispondere è perché hanno perso il senso della realtà. La gente oggi controlli 5 centesimi, 10 centesimi, questo lo sanno tutti, quindi non puoi andare a... questo è pericoloso, dobbiamo essere nella realtà, altrimenti non possiamo dire niente, non possiamo fare niente, non possiamo guidare niente. Cioè chi guida un paese deve essere conscio di quello che sta facendo, ok? E per quanto riguarda invece il mondo della musica, come siamo messi davvero in Italia? Adesso c'è, vabbè, questa notizia, ad esempio... Ci sono tante cose anche qui da riformare, abbiamo una SIAE commissariata, abbiamo la vicenda di Maie che blocca tanti soldi, insomma la cultura in Italia è sempre stata una cosa importante, anche qui cosa sta succedendo? Sta succedendo che noi italiani alla fin fine pensiamo che la musica popolare, quella che stiamo facendo noi, sia di seconda fascia, insomma sia fondamentalmente non una cosa che si avvicina a quel concetto di cultura che noi conosciamo, no? Invece la musica è molto 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 importante, dobbiamo imparare molto gli anglosassoni, ragazzi, c'è poco da fare. In Italia la musica non è considerata cultura, a parte la musica colta, quella che vuoi, per carità, giustissimo, ma anche la musica di noi poveri musicisti di strada è altrettanto importante, perché noi ci facciamo un mazzo tanto, studiamo, continuiamo a lavorare giorno dopo giorno, ripeto, da privilegiati, perché porca miseria, noi facciamo il lavoro più bello del mondo, mica dico che stiamo facendo fatica, no, ci divertiamo, però cerchiamo di portare qualcosa. Ci piacerebbe fossimo aiutati, questo sì, ma e non tanto noi, quanto tantissimi ragazzi giovanissimi che hanno delle qualità straordinarie e non emergeranno mai, perché nessuno vuole più rischiare. E una volta in Italia non era così, c'erano quelli... alcuni personaggi che andavano in giro a trovare noi i famosi mitici talent scout, bravissimo, e trovavano personaggi pazzeschi. Cioè noi ci dimentichiamo sempre che uno come Domenico Modugno cantava negli anni 50 con un microfono, non so, che oggi non costa, cioè un euro, con 50 metri di cavo, con una dispersione pazzesca, lui cantava 10 e usciva uno. Con 20 archi non c'era uno strumento temperato e non stonava una nota, capito? Oggi cantano tutti o suonano tutti, io ho qualche dubbio, poi voglio dire, io sono il peggiore di tutti, però posso dire che sì, oggi sembra che la musica sembra più un affare da televoto e quindi da soldini di televoto. Non è così, perché purtroppo sono situazioni che dureranno poco e i ragazzi devono mettersi in testa. Io ho quasi 50 anni fra un po', quindi grazie a Dio posso permettermi di dirlo. Si devono mettere in testa che non esistono queste cose, che la via per un successo facile non esiste, bisogna lavorare duro, studiare duramente, trattarsi bene, non come me. Poi ho smesso di fumare, so. Trattarsi bene, lavorare duramente, ripeto, studiare e suonare tantissimo, suonare tanto in giro, e non fermarsi mai, non sentirsi mai arrivati, essere estremamente umili e piantarla di fare i cazzoni. E fondamentalmente
pensare e mettersi in testa una volta per tutte che tu, se fai il musicista, il cantante o quello che vuoi, sei solo un privilegiato e non sei Dio in terra. Mettetelo in testa, siamo dei privilegiati, non siamo Dio in terra. Umiltà, abbassare la cresta, lavorare e studiare. Ok, tanto che richiamiamo poi tutti i ragazzi per lanciare appunto la prima data. Nel frattempo però, tra le prove e in giro per l'Italia, inaugurare i fan club, davvero. Io ti seguo, sono sempre informato, tutte le settimane c'è un fan club nuovo che viene inaugurato quasi. Ma questa è una cosa che mi ha stupito, se devo essere sincero, perché poi io non sono abituato a come direbbe mio padre, se fosse qui, a contare delle musse, no? Sono abituato a dire le cose come stanno. Sono molto stupito e molto anche impaurito. Continuiamo a fare queste cose, inaugurare dei fanclub e trovare persone che ci vogliono veramente bene, ma non solo a me, a Tommy, a Jean-Pierre, a Antonio, a Valerio, ad Andrea. È stupendo. Allora ci siamo resi conto che effettivamente la musica può avere un valore diverso da quello che noi intendiamo dare alla musica. Può avere un valore importante, ci vogliono veramente bene e io sono molto stupito. Quando pensavamo di aprire un fan club, ho detto, ma figo, chi verrà? E invece ne abbiamo aperti 9, credo, 8-9, e abbiamo decine e decine di richieste. E non so come fare, ma io sono molto orgoglioso di questo, però sono molto impaurito. Ma lavoreremo al 100% per fare in modo che tutti siano contenti, questo posso dire, e con nella massima umiltà, sia chiaro. Se